bentrovati a voi tutti ad un nuovo appuntamento della rubrica Insieme Oltre 2000. Cominciamo la nostra settimana parlando di un'iniziativa che è una vera e propria tradizione sul territorio, un'attività capace di coniugare la spiritualità con la cultura, col turismo, con la bellezza comunque della natura che ci circonda. Sto parlando del cammino da San Vittore alla Madonna del Grappa. Saluto subito le nostre ospiti che sono venute a trovarci, tutte donne, mi fa davvero molto piacere. Grazie per essere qui a Denise Guadagnina, che è la vice sindaca del comune di Serena del Grappa, ben trovata. Grazie mille, salve. Accompagnata da Serena Turrin, che rappresenta in questo caso l'associazione Monte Grappa, ben trovata Turrin. Ben trovata. Grazie per essere qui. Cominciamo con lei, vice sindaca, perché abbiamo detto che questa è una tradizione per il territorio. Sì, certo, una tradizione che si ripete per il 17° anno e anche quest'anno l'amministrazione di Serena del Grappa è ben contenta di essere a fianco delle tantissime associazioni e dei tantissimi volontari che anche quest'anno con entusiasmo e forza portano avanti questo tradizionale pellegrinaggio, il cammino da San Vittore alla Madonna del Grappa, per cui anche quest'anno ci siamo. Ecco, importante proprio ribadire l'entusiasmo, ma anche la forza quindi l'impegno che ci vuole, perché Certo. organizzare una manifestazione di questo tipo di 2 giorni, lo ricordiamo, sabato 5 e domenica 6 agosto, lavoro ce n'è sicuramente. Certo, il lavoro è tanto, non è solo nei giorni del pellegrinaggio, per cui quel sabato e domenica che lei citava, bensì anche nelle settimane e nei mesi precedenti c'è un lavoro di sistemazione del territorio, della sentieristica, che ogni anno subisce dei mutamenti nella stagione invernale. Per cui, oltre ad essere comunque un'occasione di ritrovo di questo pellegrinaggio, un momento riflessivo, ecco, di tradizione, è anche un momento per camminare il nostro territorio e rendersi conto ogni anno di come sta la nostra montagna e come stanno i nostri sentieri. Allora, se lei mi permette, Guadagnina, io do lettura di una citazione di Papa Francesco che voi avete riportato anche nella locandina che presenta proprio il cammino di quest'anno, che è davvero una citazione molto bella. Dice Papa Francesco: camminare insieme è un'arte, è proprio l'arte di guardare insieme l'orizzonte, pensare dove si vuole andare e sostenerci nel sopportare la stanchezza del cammino. Lo troviamo proprio qui, in alto, al centro di questo volantino che raffigura le tante informazioni e quindi i dettagli dell'edizione di quest'anno. Questo senso di camminare assieme, di condividere un'esperienza. Certo, è il cammino, questo pellegrinaggio, è un po' il senso di tutti i pellegrinaggi, ma è un po' anche il senso dello stare insieme nel camminare semplicemente in montagna e anche un po' il senso nell'andare avanti nella vita. Ecco, qua si diceva di arrivare su un punto, di guardare l'arrivo, e appunto il pellegrinaggio dove termina? Il pellegrinaggio termina alla Madonna del Grappa, nel sacrario sul nostro monte sacro alla patria. Per cui il primo giorno c'è un pellegrinaggio, parleremo magari dopo, ecco, di come si svolge il pellegrinaggio, tutta la giornata, tutto il cammino. La domenica è tanto ugualmente importante perché appunto termina con la cerimonia di Cima Grappa, questa importante cerimonia annuale che si svolge a Cima Grappa e che è importante, ecco, continuare a partecipare a questa manifestazione per ricordarsi da dove siamo venuti, cosa è successo e per provare sempre a rendere vivo questo messaggio di pace, ricordare la guerra, però per ricordarsi sempre che la pace è importante tra le varie popolazioni. Parole fondamentali, quelle che ci sta consegnando in questo momento la vice sindaca del comune di Serena del Grappa, Denise Guadagnin. Vorrei coinvolgere adesso Serena Turrin, che rappresenta l'associazione Monte Grappa, realtà che da tanti anni, insomma, è impegnata sul territorio con varie iniziative, anche per far conoscere la bellezza stessa del contesto territoriale di riferimento, Turrin. L'associazione Monte Grappa da oltre 25 anni si occupa proprio di far conoscere, di mantenere, di valorizzare il territorio, in particolare del comune di Serena del Grappa,
E fra le varie iniziative e i progetti c'è proprio questo avvio di questo pellegrinaggio, è stata proprio un'iniziativa in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'associazione di volontariato per far conoscere questo territorio particolare che in alcuni altri momenti dell'anno non viene conosciuto. Quindi la partenza dal santuario di Santi Vittore Corona di Buon Mattino e arrivare nel tardo pomeriggio alle Bocchette attraversando tutte le piccole frazioni del comune è un'esperienza unica. Unica in senso naturalistico, in senso spirituale, in senso di condivisione, di conoscenza di nuove persone, perché ogni edizione è caratterizzata da gruppi diversi di persone, dai bambini, qualche persona molto anziana, ci sono persone anche di 80 anni che partecipano a questo cammino, quindi è un arricchimento sia personale, ma soprattutto di conoscenze. Oltretutto, quest'anno è stato riconosciuto come dal MAB UNESCO come patrimonio del MAB UNESCO, quindi è un territorio che merita di essere conosciuto. Assolutamente sì. Allora, rivediamo ancora la locandina che dicevamo, abbiamo una cartella anche in da redazione, Denise, che ci può spiegare, vedere nel dettaglio. Allora, i momenti salienti quali sono comunque? C'è il campo base alle Bocchette. La partenza dal santuario di Santissimo Vittore Corona di Buon Mattino con la messa e quindi il buon avvio anche a livello, io dico, proprio spirituale. Poi ci sono delle tappe su ogni paese con dei punti di ristoro. A Seraing di solito ho programmato un incontro viene donato qualche opera al cammino, all'associazione, all'amministrazione. L'incontro di solito avviene con il vescovo, anche questo per augurarci il buon cammino. E poi ci sono delle tappe, per esempio al centro didattico ambientale Aule Verdi, alle Bocchette poi c'è, diremo così, l'arrivo, dove il pellegrino può anche pernottare e pernottare come il vero pellegrino, quindi all'interno di una struttura, su un pagliericcio. Trova di sera un buon piatto caldo, il mattino la bella colazione di molto di buon'ora e poi Molto l'ultimo di buon'ora, molto di buon'ora, nel ecco. senso che di buon mattino proprio verso le 6 del mattino. Qualcuno probabilmente non riuscirà a riposare come riposa a casa, però anche questo è un momento di condivisione e poi l'arrivo alla grande meta a Cima Grappa. Il territorio di Serena e Grappa è un territorio dalla grande biodiversità. Serena, noi sappiamo, lei è un'esperta, sono tanti gli elementi che ci rappresentano questa biodiversità. Parlando di biodiversità, abbiamo una biodiversità coltivata, una biodiversità spontanea e una biodiversità allevata. Durante il nostro cammino vedremo la biodiversità spontanea in termini di piante, di fiori. A volte abbiamo anche la fortuna di incontrare qualche animale, soprattutto a Cima Grappa, sempre degli incontri ravvicinati con i camosci, per esempio, ma non solo, abbiamo anche l'avifauna. Per quanto riguarda la biodiversità coltivata, passeremo lungo un tratto di un castagneto dove ci sono delle piante monumentali, pensate che superano i 400 anni. Cosa potrebbero raccontare? Effettivamente queste piante potrebbero anche, se avessero la possibilità di comunicare, quali sono stati gli eventi bellici e cosa è passato lungo quei territori, quali persone, cosa pensavano, quanta sofferenza c'è stata in quei luoghi. E poi ci sono gli allevamenti, per esempio allevamenti di piccoli animali come le capre per la produzione di formaggi, arrivando poi alle Bocchette dove c'è un grosso allevamento di vacche da latte con la produzione di due famosi formaggi come il Morlacco e il Bastardo, oltre che il burro, la ricotta e altre tipologie di Quindi prodotti caseari. anche la possibilità per chi viene da fuori magari di apprezzare proprio quelli che sono i prodotti tipici, giusto, del nostro contesto. Vice Sindaca, voleva aggiungere qualcosa, magari anche proprio per l'impegno, diciamo, dei volontari che sappiamo essere tanti? Sì, certo, in merito anche per collegarmi a quello che ha giustamente appena detto Serena, in quest'anno nelle locandine, nel volantino, siamo orgogliosi di poter aver inserito il logo della riserva di biosfera di Monte Grappa. È sicuramente una certificazione che come comune di Serena del Grappa e come tutti gli altri comuni abbiamo davvero sostenuto. Per il nostro Monte Grappa. È un riconoscimento per tutto quello che ha appena citato Serena, per la biodiversità e anche per come in questi anni l'uomo è riuscito ad avere una giusta interazione con la natura, sempre nel massiccio del Monte Grappa.
Per cui benissimo per questo riconoscimento che quest'anno abbiamo inserito nella nostra locandina. E penso che sia anche un orgoglio per tutti i partecipanti, tutti i volontari che quest'anno stanno lavorando davvero per portare avanti questi obiettivi, questi risultati. E come si fa a partecipare? Bisogna iscriversi? C'è qualche sì, certo, attività? In questi ultimi anni è possibile iscriversi online inquadrando il QR code che si trova sulle locandine, altrimenti digitando un link che si trova sempre sulle locandine. Ci si può iscrivere online e scegliere di quali servizi usufruire. Abbiamo una disposizione per chi lo vorrà, un bus navetta, che chi vorrà ritornare il sabato sera a San Vittore riporta i pellegrini da Malga Bocchetti a San Vittore, per cui ad esempio c'è la possibilità di fare quella scelta. Altrimenti ci si può iscrivere presso il municipio di Seren sabato mattina 29 luglio dalle 9 alle 12 e venerdì mattina il 4, proprio il giorno prima del pellegrinaggio, sempre in municipio Seren dalle 9 alle 12, dove un volontario accoglierà i pellegrini e darà le informazioni all'ultimo minuto per chi vorrà iscriversi di persona. Ecco, quindi insomma le possibilità, abbiamo capito, sono tante e l'invito è quello di partecipare numerosi per un'iniziativa che dicevamo è una vera e propria tradizione. Tra l'altro c'è anche riferimento al Cammino delle Dolomiti e il Sinodo, il percorso che si sta svolgendo all'interno della Chiesa, tutta proprio per questo condividere assieme, questo camminare assieme. Siamo in chiusura, Serena voleva aggiungere qualcosa? Partecipate a questo percorso perché dà la possibilità a tutte le persone di vivere momenti particolari in silenzio, in condivisione e ammirare veramente degli ambienti unici nel loro genere. Quindi con quest'ultimo appello noi concludiamo la piacevole conversazione con le nostre ospiti. Naturalmente ci ritroveremo ancora per parlare del cammino, di come sarà andata anche questa edizione 2023. Naturalmente una in bocca al lupo e insomma buon lavoro a voi per le tante altre attività che ci saranno in vista di questo appuntamento. Grazie ancora. Grazie. Grazie. E a tutti quanti voi che ci avete seguito, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci!